esempio, anche se hai l'immunità, la giornalista lavorava per l'Unità, un giornale che si è fregato i nostri soldi. Quindi dentro le discussioni sono No, io vorrei dire questo, poi lei deve difendere per forza Renzi e lei il suo ex datore di lavoro, ma il problema grave, il problema, infatti pensi avete pure difeso, il problema grave è proprio questo, che ci sono purtroppo anche diciamo membri della carta stampata che anziché dire la verità devono per forza fare politica. La verità è che 4 mesi fa il Movimento 5 Stelle, che aveva trovato un accordo su un impianto base, sul quale però voleva presentare 6 emendamenti, infatti alla fine l'abbiamo presentato, tra i quali l'inserimento delle preferenze, il voto disgiunto e poi anche un emendamento sul quale è crollato l'accordo che prevedeva che la legge fosse applicata pure in Trentino Alto Adige, perché fino a prova contraria Trentino Alto Adige fa parte dell'Italia. Ecco, noi volevamo presentare 6 emendamenti. Al primo emendamento, che è passato perché Franchi Tiratori ce l'ha avuto il PD, perché noi abbiamo detto l'avremmo votato, il PD chiaramente ha fatto saltare l'accordo. Il risultato, passerà una legge probabilmente qui alla Camera, poi vediamo cosa succede al Senato. Quindi voi non avete partecipato alla stesura di questa legge, cosa fate? Vi rivolgete alla piazza per cercare di... Noi oggi votiamo e facciamo il voto finale, sperando in qualche miracolo. Avete chiamato la piazza? Noi diciamo che sono 5 anni che chiamiamo sempre la piazza, perché pensiamo che i cambi in un paese dipendano anche da quanto l'opinione pubblica sia capace di partecipare. Sono 5 anni che chiamiamo le piazze, io sto sempre in piazza e non c'è mai stato un incidente, cioè, anche questo andrebbe riconosciuto, non solo con lei. Cioè che il movimento è riuscito a incanalare una enorme indignazione del popolo italiano in un percorso democratico di partecipazione, mi devo dirci, anche questa è una piazza bellissima, i cittadini arrabbiati, ma stanno qui perché credono in una forza politica. Lei pensa anche al futuro, già quando si vede all'opposizione per altri 5 anni si stanca ancora di più, no? Con tutte le parole che dovrebbe dire. Io mi auguro. Voleva governare. Vogliamo ancora, non è che però già ci abbiamo votato. Cioè, io mi ricordo pure che tante volte venivano fatti dei pronostici sul movimento, addirittura prima della sua fondazione, si è sbagliato. Lui, cioè, poi la campagna elettorale si farà, vedremo, però io non pensavo 6 anni fa che appunto 5 anni fa il movimento prendesse il 25%, o non pensavo 6 anni fa che avremmo vinto in tante città, tra cui Roma e Torino. Come non pensavo onestamente quando vennero approvate le riforme costituzionali che poi una serie di forze politiche, tra cui anche il Movimento 5 Stelle, sarebbero riuscite. Quindi sperate nel popolo, diciamo. Beh, che dobbiamo fare? Cioè, speriamo che ci sia una possibilità. Poi la legge ancora non è passata, io qua non è che penso, ripeto, che ci siano miracoli, anche se ho provato a richiamare un po' di dignità ai parlamentari del PD. Speriamo. Lei lo sapeva, per questo non si è candidato premier, immaginava che passava sta legge e poi... Penso che Luigi sia più all'altezza. Senti, invece poco fa gli avevo chiesto e glielo richiedo adesso, ieri c'è stata questa scenetta particolare, adesso lei lo ridifende nuovamente, il suo papà che è venuto in piazza per dare un ceffone alla generale Pappalardo, perché il giorno prima lei aveva preso insulti, no, sbagliando piazza, l'abbiamo spinto, no? Sembra la scena di Verdone che sbaglia festa, no? I miei compagni di scuola dice mi coincideva tutto. Sì, non è che ho sbagliato piazza, è che mi avevano detto degli attivisti che erano in piazza, però sono andato nel posto sbagliato, quindi sono andato meglio nella Tana del Leone. Però secondo me c'hanno pure diritto. Ho per un pochino, però poi. Però i cittadini hanno pure diritto a fischiare un parlamentare, a me mica mi sconvolge questo. Però suo padre è rimasto sconvolto perché è tornato il giorno dopo per picchiare Pappalardo. No, non penso che picchiarlo. Gli ha tirato un ceffone e non l'ha fregato. Magari era una carezza che voleva dare a un tizio che si prende il vitalizio. Lei poco fa però l'ha difeso suo padre. Fascista. Come? Da fascista a fascista. Mio padre è una persona onesta, io lo difenderò sempre. Tra l'altro lei è sceso in piazza per dire che il PD è come Mussolini, poi invece arriva suo padre che è fascista per difendere la sua parlare con mio padre, anche sul fascismo, vabbè, uno proprio contro la dittatura fascista. Comunque vi dicevo, cioè, fondamentalmente poche volte nella storia era stata messa la fiducia su una legge elettorale, è stata fatta una volta da Mussolini, un'altra volta da De Gasperi su quella legge, cosiddetta legge truffa, e poi l'ha fatto Renzi sull'Italicum, che poi è stato giudicato in Costituzione. Renzi come De Gasperi. Beh, complimento. Esatto. Però non ho detto questo. È un'altra stronzata di un uomo che dice soltanto stronzate, è credibile un uomo che 3 mesi fa, 4 mesi, non mi ricordo, qualche mese fa ha detto io abbandonerò la politica, non la dovessi perdere il referendum. Dove sta?
Cioè noi difendiamo, noi volevamo andare al voto con la legge uscita dalla Corte Costituzionale, cioè con quella legge rimasta da tutto ciò che era stato bocciato sull'Italia. Ma soltanto adesso dice una cosa, viene mandata a redunificata, non è che gli è convenuto in passato tanto, l'hanno mandata a redunificata pure durante il referendum costituzionale, ha preso sta patosta. Vedremo, che vi devo dire? Non lo so. Io non so che succederà, mi auguro stasera in miracolo, mi auguro ci siano dei deputati del PD che si rendano conto che non li ricandida Renzi. Se no c'è gente che perde il posto perché Renzi ci metterà qualche fedelissimo, non è che ricandida certi soggetti. Si parla di Verdini. Verdini è un fedelissimo di Renzi, o meglio, forse Renzi è un fedelissimo di Verdini. Cioè nel senso che si candiderebbe all'estero, interrerebbe come... Sì, è passato questo altro emendamento, ci fanno toccare su toccare, magari se ne mette pure dal fare. Per me servono, ci stanno alcuni soggetti che con un libero voto non verrebbero più gli eletti, verrebbero trombati. Per cui magari sperano che mandandoli a candidarsi in Amazzonia qualcuno li conosce ancora. Non so se ho capito male, lei prima ha detto che se questa legge elettorale sarà in vigore voi confidate nella fiducia, il voto della gente. Che dobbiamo fare? Ma su Roma pensate di fare gli stessi numeri che sono stati fatti quando si vede per generarli? A un anno e mezzo di distanza. Vabbè, sta parlando di come sì, sta andando se pensate Roma. Di avere, no, se pensate di avere ancora un consenso del 70%, perché insomma la legge è stata... Beh, il consenso del 70% è stato un ballottaggio, che abbiamo preso a ma io su Roma, come ho sempre detto, vorrei soltanto che venga dato un tempo corretto ad un'amministrazione. Per me un tempo corretto è una consigliatura. Cioè per 30 anni ce l'hanno massacrata e noi romani, mi ci metto pure io, gli abbiamo dato 30 anni, io penso che sia giusto e corretto dare a una nuova amministrazione una consigliatura. Al termine di 5 anni, non ne sono passate neanche 2, passerà un anno e mezzo, quindi tra 3 anni e mezzo i cittadini romani valuteranno l'amministrazione del movimento, se avremo fatto bene ci rivoteranno, se avremo fatto male voteranno qualcun altro, pare questa sia la democrazia. Però penso che ancora di più su una città che ha il triplo della Sicilia sia giusto dare almeno una consigliatura di tempo. Grazie.